Sopra lo smalto la capra è lucida, sotto lo smalto la capra è opaca. O è lucido uguale? Che cosa sono i soprasmalti? I soprasmalti sono dei colori che noi utilizziamo per decorare degli oggetti che abbiamo smaltato ma che non abbiamo ancora cotto. Qui lo smalto è asciutto e possiamo decorare con i soprasmalti. Qual è l'effetto che avremo con i soprasmalti? Può essere come questo qui. Quindi avremo un colore di base che è il nostro smalto e sopra queste decorazioni che abbiamo fatto utilizzando i soprasmalti. Questi soprasmalti possiamo sia acquistarli già pronti e sia realizzarli noi. Cosa ci serve per realizzare i soprasmalti? Ci serve questa polverina qui che si chiama CMC Gum. Il CMC Gum è una gomma che serve per rendere il nostro soprasmalto ben fluido e per renderlo ben applicabile sul nostro smalto asciutto. Come si prepara? Si prepara sciogliendo la polvere di CMC Gum in acqua calda e mixandola con un mini pimer. La proporzione più o meno è di 70 grammi di CMC Gum per litro d'acqua. Una volta che abbiamo preparato la nostra soluzione gommosa, possiamo preparare i nostri soprasmalti. Possiamo aggiungere la soluzione a degli smalti oppure a dei washes. I washes non sono nient'altro che ossidi metallici sciolti in acqua. Gli ossidi che uso maggiormente sono l'ossido di rame, il carbonato di rame e l'ossido di cobalto. I primi danno dei colori dal verde acqua al rame se cotto in ambiente riducente, invece il cobalto dà l'azzurro o porpora se cotto appunto in ambiente riducente. Una volta che abbiamo i nostri soprasmalto pronti, possiamo decorare il nostro oggetto smaltato con le tecniche che più preferiamo. In questo caso inizierò con uno stampino di gomma piuma e nel prossimo video vi farò vedere come creare questi stampini e come utilizzarli al meglio con i soprasmalti. Quindi agito il soprasmalto, in questo caso sto usando il soprasmalto, il washes a rame. Lo intingo lo stampino con il soprasmalto e lo applico sull'oggetto, pian piano, fino a coprire tutta la circonferenza del mio oggetto. Voilà. Posso utilizzare anche il pennello e vedrete come, grazie al CMC Gum, il soprasmalto scorrerà velocemente, fluidamente su tutto l'oggetto. In questo caso utilizzo il soprasmalto con l'ossido di cobalto. Intingo il pennello, asciugo un poco, faccio girare il mio oggetto e vedete come facilmente ho decorato una linea con i miei soprasmalti grazie al CMC Gum. Una cosa molto interessante dei soprasmalti è che sono sovrapponibili, quindi una volta che abbiamo applicato il primo soprasmalto lo lasciamo asciugare un poco e poi possiamo applicarne altri sopra. Questo grazie anche al CMC Gum, infatti la gomma ci aiuterà ad ottenere un risultato uniforme durante la cottura, quindi non avremo il problema di bolle anche se lo smalto, se gli strati di soprasmalto sono tanti e sono spessi. In questo caso utilizzerò uno smalto bianco a cui ho aggiunto appunto il CMC Gum, spennellerò quest'altro stampino a forma di, qui c'è un piccolo triangolo, spennello per bene lo stampino e sui cerchi vado a imprimere il mio triangolo su tutti i cerchi della circonferenza del pezzo e vedrete come la forma del triangolo si sovrappone a quella del cerchio. Nella descrizione di questo video vi lascio alcuni link su dove poter acquistare il CMC Gum, dei soprasmalti già pronti e alcune ricette per creare da noi i soprasmalti. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, condividete e iscrivetevi al canale e attivate le notifiche in modo da non perdervi nessun video su quelli che pubblicherò, su quella che è la mia più grande passione, ovvero la ceramica. Sopra lo smalto la capra è lucida, sotto lo smalto la capra è opaca. Poi è lucida uguale.